Partito a Civitavecchia il progetto Sentinelle del Mare, una iniziativa che durerà fino al 15 agosto, ideata dall'Università di Bologna e sostenuta da Confcommercio. Coinvolge cittadini e turisti nel monitorare e tutelare le specie animali e vegetali del Mediterraneo, raccogliendo dati preziosi per la salvaguardia del nostro pianeta. Noi faremo delle attività tra il mercato del mare, tra alcune strutture dei nostri associati in Confcommercio, insomma, dove cercheremo di sensibilizzare nel modo migliore possibile sia i cittadini, sia anche ovviamente quella fascia di persone più piccole, che sono poi quelle che porteranno avanti per molto tempo il concetto dell'ambiente e il concetto del mare. Siamo molto felici, ringrazio nuovamente tutte le istituzioni, non le ripeto tutte perché sono veramente tante, però insomma il progetto ovviamente è un progetto patrocinato dal Ministero del Turismo, dal Ministero dell'Ambiente, quindi c'è una grandissima partecipazione e noi siamo veramente molto molto felici. Un progetto promosso dalla Confcommercio Nazionale che noi a Roma, in particolare quest'anno a Civitavecchia, abbiamo raccolto. Si tratta di rendere consapevoli da una parte ovviamente chi utilizza il mare a scopo turistico, le persone che stanno sulle spiagge durante quest'estate, la consapevolezza delle grandi realtà che ci sono, ma anche gli imprenditori, ristoratori che si sono aggregati per proporre dei menù particolari. Ecco, andiamo verso un'epoca sempre di più di consapevolezza sulla necessità di tutelare l'ambiente e di certificare le imprese rispetto alla qualità delle cose che offrono.